Donatori di sangue della Polizia di Stato, il Circolo Socioculturale Petra Stomiglia e i Vigili del Fuoco, insieme a Petra Stornina per una giornata di prevenzione e solidarietà. Alla raccolta straordinaria di sangue organizzata in piazza ha contribuito anche il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a cui l'associazione ha dato il benvenuto consegnandogli anche una statua che lo ritrae con al collo la fascia dei donatori nati. Un appuntamento alla divulgazione della cultura della donazione a cui non voglio rinunciare, ha sottolineato il Ministro. Le forze della polizia, le strutture del Ministero degli Interni, anche in questo caso offrono un grande esempio di prossimità, sempre al fianco delle comunità, anche in occasione di iniziative rivolte al prossimo, come quella organizzata a Pietrastornina, ha ribadito Piantedosi prima di salire sull'auto emoteca dei volontari della Frates per la donazione. Estate di solidarietà, dona sangue anche in vacanza. Questo è il nome della raccolta che ha coinvolto numerosi rappresentanti delle forze dell'ordine in fila dalle prime ore del mattino per contribuire alla nobile causa. Perché chi dona sangue, dona la vita. E questo è lo slogan che anima la prima linea dei volontari. Dopo il Covid il Paese ha vissuto un momento di difficoltà, adesso è in ripresa, la Regione Campania è in crescita ma comunque molto lontana dall'autosufficienza, perché il sistema nazionale chiede a ciascuna regione di raggiungere la propria autosufficienza e la Campania, come il Lazio, come altre regioni che sono anche poli di livello nazionale per le strutture sanitarie che hanno e quindi hanno quel cosiddetto turismo medico, fanno più fatica. Ed è per questo che noi oggi, anche grazie a voi, contiamo di far arrivare l'appello forte e chiaro a più cittadini possibile e domani avere un nuovo donatore in più. Quindi a terra di impegno e solidarietà, qual è il contributo di questo territorio? Ma l'Irpinia è stato per i donatori nati una delle prime strutture, quindi noi siamo orgogliosi, io la considero un nostro fiore all'occhiello. Avete un ospedale, il Moscati, che è un'eccellenza con cui noi collaboriamo bene ormai da tanti anni e contiamo di aumentare il nostro impegno nel vostro territorio sempre di più, anzi consideratici a vostra disposizione.